per PS Produzioni abbiamo finito adesso di parlare di una cosa di Pegli che parlava di degrado, di passeggiata. Ora invece parliamo di una cosa bella, parliamo di una bella mostra del nostro amico Aldo Snyder. Qui siamo con la signora Snyder, anzi Adele, signora Maria Adele Canali, in Snyder, però in Snyder non ci sta. Allora, posso darti del tu? Certo. Sì, certo, certo, ci mancherebbe. Ci conosciamo. Certo, certo. Allora, parliamo un po' di questa bella mostra fotografica itinerante di tutti i vostri viaggi che voi avete girato il mondo tre volte. Il mondo tre volte? No, un pochino abbiamo girato, dai, sì. Bellissima mostra, tutte foto che rappresentano tutto quello che avete visto, tutto quello che Aldo ha messo, diciamo così, con l'obiettivo, accolto con l'obiettivo, tutte cose che a lui e a tutte e due, diciamo, l'hanno ispirato. Parliamo un po' di questa mostra. E sono tutti colpi d'occhio. Noi una volta all'anno facciamo un viaggio che ci interessa, naturalmente, non facciamo un viaggio a caso, lo prepariamo, andiamo dove vogliamo a vedere cose che ci interessano. Se possiamo poco turistiche, magari a vedere i villaggi invece che a vedere dove tutti quanti prendono l'aperitivo, ecco. E quindi cerchiamo di vedere cose un po' differenti, ci piace la gente, ci piace vedere i loro modi di vivere, come vivono, cosa fanno, e l'importante poi durante questi viaggi è trovare il momento di fare la foto giusta. Qualche volta viene, qualche volta viene meno, però insomma bisogna cercare di capire l'anima dei popoli che si incontrano. Anche perché adesso volevo fare un discorso tutto mio particolare, tu sai che ogni tanto svolazzo. Sì, sì, tutto sì. Quello che si vede, che si sente purtroppo di quello che sta succedendo con questi problemi gravi per chi viaggia, questi attentati. Tu però insieme ad Aldo avete viaggiato da tanti anni e io penso, da quello che mi dicevi sempre tu quando facciamo le nostre serate così che si parla di queste cose, che se tu ti proponi come sei, con educazione, non ti dovrebbe succedere niente. O siamo stati fortunati. E un pochino bisogna metterlo sempre lì davanti. Però c'è da dire una cosa, abbiamo fatto dei viaggi in posti che magari la gente ti diceva no, non andateci. Abbiamo visto lo Yemen a me è piaciuto in una maniera straordinaria e devo dire che ho trovato tanto aiuto, tanta simpatia, un bel modo. Naturalmente bisogna porsi bene, se loro vogliono che te ti metti la maglietta te la devi mettere, non puoi girare in canottiera, non ci giri, ti devi levare le scarpe e te le levi, devi essere in parte, arrivare e fare come fanno loro. E poi comunque il sorriso, sempre essere disponibili, non fare le foto rubate ma sempre un pochino chiedere. E sì, bisogna comportarsi bene, certo, è logico, e la gente ti aiuta, devo dire che abbiamo sempre trovato molta disponibilità. Tra l'altro, a ritornare al discorso della mostra di Aldo, tra l'altro è cominciata ieri, è seguito, ho visto il quaderno che è pieno di firme, pieno di gente che viene a vedere, perché sono belle foto, fatte bene, diciamo che è un dilettante di talento, molto talento. Beh, Aldo sono anni e anni che fa foto, poi frequenta un circolo fotografico, è la cosa molto importante perché ti metti a confronto con gli altri ti trovano i difetti, tu capisci dove hai sbagliato e ti migliori. Ha fatto i suoi corsi, naturalmente è riuscito ad avere un discreto livello, non è proprio uno che... Chiamalo discreto. È un discreto livello, non voglio dire di più. E le foto sono discretamente interessanti, anche perché sono frutto di tanta esperienza. Poi, per carità, nessuno pretende di essere grande fotografo, ecco. Voi vi chiederete perché intervistiamo la moglie anziché lui, ma perché lui, come tutti gli artisti, lui vive nella sua dimensione e non vuole essere intervistato. Tra l'altro adesso il nostro amico Piero sta andando lì a rubare qualche immagine di... Sarebbe quel signore con gli occhiali che sta parlando. Sì, con gli occhiali, con la maglia rosa, Ci sta guardando in cagnesco, perché ci sta guardando. No, a parte tutto, adesso abbiamo voluto fare questo regalo al nostro amico Aldo, perché se lo merita, come dice la signora, come dicono tutti quelli che sono venuti... Grazie, ne siamo veramente contenti di aver trovato questo spiraglio per noi, questo momento. Intanto devo ringraziare chi ci ha permesso di fare questa mostra, che è stata la settima ponente che ci ha offerto il posto. Donne Insieme, che insomma, sono loro che ci hanno... Qui tu sei un motore, sei una responsabile, una dirigente. No, dirigente no, che è un'associazione importante e che ci supporta in tutte queste cose.
E poi ringrazio anche il nostro carissimo amico che ci ha portato anche chi ci ha fatto le riprese e che ci farà vedere, che siamo molto molto contenti. Grazie tanto. E lo ringraziamo voi per PS Produzioni, Carlo Barbero, Maria Dele Canali, in Snyder. Ciao. Grazie, ciao.